Oggi ci stendiamo a terra a chiedere pietà a Frank. Cominciamo prima con lui, elogiamolo, facciamocelo amico che forse, dico forse, eviteremo in futuro di essere sodomizzati dalla sua allegra famigliola. Frank è un bel tipetto interessante, molto simpatico, anche se un po' infantile. Nonostante le sue sembianze adulte, è un bambino della razza che svetta nella gerarchia dei personaggi più potenti della Marvel, i Beyonders. Frank è un nomignolo che gli hanno dato in una storia. In realtà è conosciuto nei fumetti come l'Arcano, che è una traduzione poco rappresentativa rispetto all'originale americano Beyonder, che significa colui che proviene da oltre, dall'aldifuori. I Beyonders, o se volete chiamarli Arcani, sono coloro che provengono da oltre. Oltre dove, chiederete? Oltre il multiverso Marvel. Questa razza esiste separatamente in un altro cosmo. Più precisamente in ciò che rimane del secondo cosmo, il primo multiverso ad essere esistito dopo la guerra celestiale contro il primo firmamento, l'originale universo. I Beyonders erano nati inizialmente con il nome di Omega, creati successivamente a questo conflitto cosmico, allo scopo di salvaguardare il primo multiverso da poco generato. Con il passare del tempo, il multiverso muore e rinasce. Attualmente le storie dei nostri supereroi si svolgono nel multiverso numero 7, o ottavo cosmo. Mentre la vita va avanti normalmente o quasi sulla Terra, su Marte, eccetera, al di fuori di questo, esternamente rispetto a tutto il multiverso, i Beyonders erano rimasti nelle rovine del secondo cosmo, ora chiamato Beyond, a osservare e talvolta, come vorrete sapere più avanti, ad intervenire. Prima però di esplorare la razza più potente della Marvel è fondamentale focalizzarci sulle comparse dell'Arcano nelle pagine dei fumetti. Le sue inconcepibili azioni hanno più e più volte interagito con le vite dei nostri supereroi preferiti. Creato da Jim Shooter e Mike Zeck, l'Arcano appare per la prima volta su Marvel Super Heroes Secret Wars numero 1 del 1984 ed è il secondo Beyonder a manifestarsi sulla Terra. Il primo è stato Prester John, un crociato che al tempo del Cavaliere Nero ha salvato la vita a Riccardo Cuor di Leone. Recentemente è stato identificato come il primo membro dei Beyonders a comparire nei fumetti Marvel. Nell'Arcano si mostra ai nostri occhi come un ominide con sembianze antropomorfe. In realtà, come i suoi colleghi, non si ha idea di che forma abbia. I Beyonders sono entità non corporee, non possono essere percepiti normalmente, ma possono adottare diverse forme a piacimento, come umani, alieni, Capitan America, Gundam e tanto altro. In particolare, l'Arcano si è conferito caratteristiche umane per visitare e trascorrere del tempo tra l'umanità dell'universo Marvel, di cui ne è venuto a conoscenza dopo che i Beyonders più anziani avevano cominciato a trasformare Owen Rish nell'uomo molecola. Questo esperimento ha provocato una rottura nello spazio in cui era incubato l'Arcano e da quel buco ha potuto osservare e rimanere affascinato dalla vita dei nostri supereroi sulla Terra. In questo grembo l'Arcano era tutto, si sentiva completo, ma da quel foro vedeva incuriosito gli esseri umani. Sono minuscole parti di tutto il loro universo e questo universo era solo uno tra i tanti che esistevano nel multiverso. Ne era parecchio sorpreso, non erano affatto come lui. Ognuno di loro era, dal suo punto di vista, imperfetto, incompleto. Nel suo universo grembo, l'Arcano si sentiva completo, era tutto quanto. Scoprendo che qualcos'altro esisteva al di fuori, lo ha spiazzato e iniziò a sentirsi come i terrestri che osservava dal foro. Si vedeva non più completo e cominciò a provare una sensazione a lui prima sconosciuta. La stessa forza che insita in tutti gli esseri umani, il desiderio di crescere, di imparare, di evolversi in qualcun altro, qualcuno che attualmente noi non siamo, proprio per sentirsi finalmente completi. L'Arcano perciò iniziò a muovere i primi passi e a mettere mani sul nostro pianeta per indagare su questo sentimento che stava provando.
Nonostante le varie riscritture, in seguito confutate, ad opera di vari autori che lo sminuiscono, identificandolo prima come un cubo cosmico difettoso e poi come un ibrido inumano mutante. Il misterioso arcano è un Beyonder adolescente che si trovava in incubazione nel suo mondo e poi da quello ne era uscito per osservare e sperimentare l'esistenza degli esseri umani. Sperimentare in tutti i sensi, dato che in un certo momento l'uomo ragno gli ha insegnato come andare in bagno e più tardi lo si è visto in compagnia di svariate donne di facili costumi. Ma passiamo ora alle sue gesta, alle sue fantomatiche ed eclatanti imprese che ancora non vi ho nemmeno anticipato. Dopo che ha scoperto e osservato con curiosità l'universo Marvel, l'arcano ha pensato bene di disintegrare un'intera galassia per creare dalle sue rovine il Battleworld, un campo di battaglia per la Secret War che vedeva i supereroi combattere contro i supercriminali. Tra questi partecipanti c'erano Galactus e il Dottor Destino, che rendendosi conto dell'incalcolabile potenza dell'arcano, tentarono di avvicinarsi a lui, ma vennero spazzati via come dei moscerini. Infine, Destino riuscì a sottrarre il suo potere grazie alla tecnologia del divoratore di mondi e presumibilmente ad annientarlo nell'atto. Tuttavia Von Doom comprese presto che non era in grado di controllare pienamente questa immensa energia e rischiò di sbriciolare l'intera realtà in uno scoppio d'ira. Ancora in vita, la coscienza dell'arcano prese possesso del criminale Claw, che utilizzò per ingannare Destino e riottenere inizialmente parte dei suoi poteri. Letteralmente una microfrazione infinitesimale, una briciola ma abbastanza per essere in grado di oscurare 10.000 soli. In unità di misura Sentry, circa un centesimo di energia necessaria per spegnere Bob Reynolds. Mica male! Durante Secret War 2, l'arcano approda sulla Terra e la conquista all'istante, prendendo il controllo di ogni essere vivente, dai batteri agli atomi, dalle piante agli animali agli esseri umani. Ovunque lui vada, si inchinano a lui e gli rendono omaggio. Per un po' di tempo girovaga curioso nelle molteplici dimensioni del multiverso. Passeggiando, incrocia il regno dorato di Asgard, il dominio demoniaco di Mefisto, il minuscolo ma pieno di vita microverso, l'inquietante dimensione scura di Dormammu e il crocevia che funge da punto di collegamento tra le infinite realtà, dove trovò un placido Bruce Banner, esiliato non molto tempo prima dal Dottor Strange in questo luogo a causa della furia inarrestabile del suo alter ego Hulk. Nel corso della sua scampagnata sulla Terra, l'arcano si innamorò della mutante Dazzler, mica fesso lui, e le conferì metà del suo potere, letteralmente approssimato a circa più di 1000 volte l'energia combinata di tutto ciò che esiste. Terrorizzata da questo soffocante ammasso di potenza che fluiva in lei, Allison lo rigettò mentre era in volo, restituendoglielo tutto di un colpo, finendo però per stramazzare il suolo. Alla vista del corpo senza vita, l'arcano sconvolto si sfogò su una povera galassia che venne cancellata dall'esistenza. Dopo il brutto quarto d'ora, si calmò e fece risorgere la sua amata. Ritornando nel suo spazio grembo, lo ritrova completamente vuoto. Da quando se n'era andato sulla Terra, tutto il suo potere era dentro la sua forma umana. Poiché era tutto quanto del suo mondo, assentandosi, lo ha svuotato di tutto ciò che esisteva. Nella completa solitudine, decise perciò di evocare qualsiasi cosa che gli venisse in mente, come persone e pianeti. In un'occasione ha sfidato un manipolo di celestiali e li ha messi tutti col deretano a terra, sconfiggendoli con semplicità in più modi, non solo fisicamente. Ha distrutto dimensioni parallele e universi semplicemente restando impalato e ha cancellato dall'esistenza migliaia di razze aliene assieme alle loro terre natali con una scrollatina di spalle. Solo la sua presenza cambia radicalmente il multiverso, perché l'arcano ne è superiore e ne è consapevole. Allungando Delfino con gran parte del suo potere, ha costretto Morte a berlo, annullando il suo concetto in tutto il multiverso. Nulla più sarebbe dovuto morire e avrebbe quindi vissuto in eterno. Qualcuno ha tentato di impedire a Morte di bere?
Mefisto ci ha provato, ma anche se privo di gran parte dei suoi poteri, l'arcano lo ha stracciato. Anche le potentissime entità cosmiche, come per esempio Eternità e il Tribunale Vivente, hanno fatto gruppo manifestandosi dinanzi a lui, ma non per affrontarlo. Lo hanno implorato, chiedendogli per favore di fermarsi prima che sia troppo tardi. È capitato di avere qualche scaramuccia con l'uomo molecola. In un'occasione l'arcano si era svegliato con la luna storta e ha provocato distruzione attraverso tutto il multiverso. Perciò Owen, dopo averlo aiutato a rilassarsi, ha riparato in pochi secondi tutto il disastro. In un'altra, l'arcano ha incassato senza problemi un suo attacco che letteralmente avrebbe potuto disintegrare diverse miliardi di dimensioni. No, scusatemi, sbaglio, ha tossito una sola volta. L'uomo molecola è stato l'unico muro in grado di rallentare la sua furia. L'arcano ha sbaragliato facilmente gli eroi della Terra, ma ha dovuto impegnarsi con lui in uno scontro frontale. Il cozzare delle loro inconcepibili forze risuonò in tutto il multiverso. Tuttavia non era abbastanza, l'arcano lo ha soverchiato e ha calato la falce sul nostro pianeta. Credendo che tutti fossero morti, volle rincarnarsi in un corpo mortale, un infante, attraverso una macchina da lui creata. Da neonato sarebbe invecchiato velocemente in un adulto e avrebbe potuto veramente vivere la vita dell'essere umano. In realtà, a sua insaputa, l'uomo molecola era ancora vivo ed era riuscito a salvare tutti quanti, riuscendo a rimuovere ogni loro atomo dalla traiettoria dell'esplosione. L'arcano in quel momento era un poppante, era indifeso, perciò Owen ne approfittò distruggendo la macchina, uccidendolo e indirizzando il suo incredibile potere nel suo spazio grembo vuoto da tempo, provocando nel processo un Big Bang e un universo nuovo di zecca. Le entità più potenti del multiverso non sono altro che formichine in confronto all'arcano, compreso il Tribunale Vivente. Il colossale giudice dorato può fare ben poco. Nella run di Hickman degli Avengers perirà sotto i colpi dei Beyonders e il suo corpo, o meglio una parte del suo corpo, giacerà in ogni universo. In conclusione, queste sono le assurde gesta dell'arcano prima delle varie riscritture. Recentemente riappare dopo molto tempo nella run di Ewing, Defenders Beyond, in cui ora adulto si libera e se ne va via dalla casa delle idee, dicendo che tornerà sulle pagine dei fumetti solo alle sue condizioni.